Bruno Editore presenta Il piccolo manuale del favoliere. Un viaggio nel mondo della fantasia per acchiappare favole e portarle a casa. Di Matteo Micci. Introduzione. Ciao a tutti, bambini, ex bambini, futuri bambini, aspiranti bambini, tutti quanti. Stiamo per affrontare un viaggio in un mondo leggendario e senza tempo, il mondo della fantasia. Sarà un viaggio epico che potrebbe durare tutta una vita e anche oltre. Chi decide di diventare favoliere, cioè un fiero raccontatore di favole, assume su di sé l'importante compito di immergersi nel mondo fantastico e andare a caccia di storie, per poi riportarle indietro a quelli che, affamati, aspettano di farsi una scorpacciata di sogni. Siete abbastanza ardimentosi e spericolati per affrontare questa avventura? Vi avverto, molti compagni ce li perderemo per strada. È facile distrarsi, rimanere affascinati dalle mille tentazioni del mondo della fantasia. Ma il prode favoliere sa come prepararsi, quali strumenti portare con sé, sa tuffarsi in profondità senza paura alcuna, sa catturare la favola giusta per il momento giusto e poi, senza esitare, sa tornare svelto indietro per raccontarla finché è ancora fresca. Se vi ritenete all'altezza di questo compito, venitemi pure dietro, vi insegnerò un po' di trucchi del mestiere. Scoprirete che è un lavoro duro, ma che dà molte soddisfazioni. Parola di favoliere. Divertirsi e far divertire è un compito molto serio. Matt, il bardo,